Ciao a tutti, benvenuti in un altro mio video commentary. Qua siamo su una partita di Meltdown dove farò una discreta partita, 67-0, sì, 67-0, e sono qui insieme a un altro mio amico nella stessa lobby. E niente, qui ho preso la bandiera A all'inizio, mi sono recato su B. Ho fatto 3-4 uccisioni, non sono andato stavolta a prendere B perché su Meltdown è un po'. Bisogna essere almeno in due o tre persone che coprono un po' di più che non, le solite burbe che si incontrano, che ti fanno sempre morire. Allora ho detto, boh, vado su C e gioco per fatti miei. E difatti ho già fatto una doppia su C, poi ho tutto bordo mappa per aggirare lo spawn. Qui questo mi passerà avanti, faccio 200 punti utilissimi mentre passavo sulla bandiera nemica. Avevo voglia di conquistarla, poi ho detto no, sono da solo sullo spawn nemico, poi me ne arrivano 3 o 4 di colpo e meglio non azzardare. Vado a quella qui, me ne manca una. Qui carico tutto. E poi questo mi passa davanti, come lui avrà pensato che camper, ma in verità non era così, ero solo lì a ricaricare tutto il resto. Il primo visa della squadra l'ho lanciato io. Sono qui da solo su C, tanto col visat sono sicuro di non morire. Preso il Lodestar, qualche assist visat, sono sempre punti in più. C4 lì non è andato a buon fine. Qui vado, uso la KP40 che è da vicino, praticamente solo i fucili a pompa ti battono, oppure se il primo connessionato con M8 o FAL. La KP40 è, io lo uso in tutte le classi, è davvero formidabile, è impeccabile. Infatti ho quasi 4000 uccisioni con quell'arma. Qui lancio il VSAT, questo qua ho avuto fortuna, sono andato a rivedere esattamente che cosa ha combinato questo terzo prestigio, forse quarto, non mi ricordo, e praticamente lui mi ha sparato mirando, aveva estrazione rapida sul PDV, mi ha sparato mirando, intanto qui l'RCXD che esplode. Ma non mi uccide grazie a anti-schegge. Quello lì mi ha sparato mirando ed è successo che gli si è sballata tutta la mira e allora boh, non aveva acciaio. Se aveva acciaio invece molto probabilmente mi uccideva. Io ho un debole per quelli che hanno acciaio. Non so, sembrano immortali. Gli aumenta la precisione drasticamente acciaio, mentre la tua si sballa, la sua non si sballa niente la mira, quindi. Lanciamo primo Lodestar, hanno appena conquistato Alfa i nemici, quindi subito un bel colpo su Alfa, ho fatto doppie difatti. Poi purtroppo non si vedevano e non c'era nessun vistato orbitale, quindi il trucchetto di premere Start per orientare il colpo dell'Lodestar non funziona. Adesso l'ho preso io il Visat con un'esplosione d'auto. Tanto il mio amico ha lanciato i cani. Qui una doppia, qui una single kill. Appaio che aspetto che compaiano tutti, si sono connessi perché di solito quando appena lanci il Visat o magari lanci il Lodestar abbandonano già o magari a volte c'è migrazione host. Così ho preso il Visat, lanciamolo subito. Qui mi è arrivata una flashbang ma maschera tattica è utile per quello. Così non mi ha rallentato i movimenti. Qui prendo già anche la medaglia instancabile. Sono già 20 di fila con le armi. Ma qui non faccio nucleare. Mi pare che arrivo a 28 e poi muoio. Mi sembra. 28 di fila con le armi e ho equipaggiamento. Qui ho preso C. L'ho azzardata a prenderla. Anche perché me ne mancano poche.
per lo sciame, ho azzardato, ma sentivo che i nemici prendevano alfa, allora ho detto dai, magari lo spawn è cambiato e prendiamoci con un po' più di sicurezza. Round vinto, ovviamente. Primo 36-0, Lost mi pare sia di là, Lost, sì, perché ho 3-4 tacche altanelanti. Prendiamoci sciame in attesa di ordine. E il secondo sciame. E qui stavo pensando, cosa faccio? Lancio lo sciame, l'oster. No, no, prendiamo l'oster, se no me lo doppio ora. Allora lo lancio. Quello lì vuole prendere B con un Lodestar in volo, sì. Tutti che cercano di scappare come topi per camperarsela, ovviamente per evitare di essere uccisi dal Lodestar. Me lo mirano, difatti. Quello lì mi è riuscito a mandare un colpo lo stesso, e mi sembra che forse me lo buttano giù. Difatti, lì che me lo mira. Ah no, quello lì è vero, mi mira ma non riesce più a distruggermelo. Non so. Difatti, l'oster è finito. 40 secondi. Sciame. Sciame che. Ecco, qua se ne sono schiantati due vicino a me. Ho detto, difatti, qua c'è il nemico. Ho detto, ma che cavolo. Tutte le volte, mi avrà, tutte le volte, tutti gli sciami che ho lanciato sarò morto a causa loro 100 volte. Certo, non è niente. Ne ho fatti fuori più di 13.000, figuriamoci se sono 100 volte che sono morto, non è un problema. È un rischio che posso correre. Questo, vabbè, gente che vuole buttare giù sciami, visat, ce n'è in giro, non so. Vabbè, ci provano una volta o due, poi capiscono che non è il caso. Una bella tripla cieli cadenti fa sempre bene. Così. Il brutto di avere tutte le bandiere che nascono. Ci sono troppi punti di spawn, cioè nascono in diverse parti della mappa. Piuttosto che se avessero solo una bandiera, più o meno nei dintorni della loro bandiera nascono. Invece tre nascono dove non ci sono i loro nemici, quindi noi. E nascono un po' a cavolo. Quindi è difficile orientarsi dove andare. Senza UAV, senza visat. Poi ovvio, già un UAV ti aiutano tantissimo. Lì lancio C4, distruggo un'infiltrazione tattica. Quindi sicuramente c'è qualcuno qua. Difatti nell'angolino. Ho preso pure la medaglia brutale. Qui ho detto, boh, vado su C. E vedo si fare qualche punto mentre uccido, difatti ho aspettato. Però lì mi ha dato 125. Mi ha dato 125 punti. Non mi ha dato 200, non ero abbastanza dentro la bandiera. Però ho preso punti bandiera, più 200. Fatto una kill con la KP40, facile facile, ho preso l'Odestar. Qui vedo con la minimappa che ci sono quelli camperati lì in alto a sinistra. Ho detto, prova ad andare. Difatti, io sono andato. Poi ho visto che usciva da lì e ho detto, questo qui mi vuole fregare. Poi ho detto, dai, avanza compagno, burba. È avanzato, si è sacrificato almeno. A volte serve mandare avanti gli altri. Qua mi hanno impizzato. L'MP, potentissimo l'MP, anche se è maschera tattica. Non ti fa vedere lo stesso mirino, minimappa, non puoi usare serie, niente. Come se fosse davvero la serie di punti MP, però ti dura solo 5 secondi. Ho lanciato il terzo Lodestar, accelero un po', ho preso il terzo sciame ed è finita la partita 67-0. Spero vi sia piaciuto, al prossimo video, ciao a tutti!